salita sulle scale ad Angelo Bandinelli al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. E Angelo lo intervistiamo, siamo qui sulle scale, diciamo, una luce un po' precaria, ovviamente partendo da quello che è un po' il tema di apertura di questo comitato, che è il suo articolo, la sua proposta, che sinteticamente potremmo dire chiusura di Radicali Italiani, partendo da Radicali Italiani e poi della Galassia. È stata presa, alcuni dicono, come una provocazione, alcuni dicono come una proposta, alcuni hanno fatto delle grandi esegesi. A questo punto l'autore ci dirà esattamente quello che intendeva. Allora, primo, rifiuto, respingo la tesi, l'interpretazione che è stata data a quel mio articolo di essere una provocazione. È una proposta politica, che del resto mi era stata chiesta da Maurizio Turco. È lui che mi ha detto: scrivi qualche cosa, visto che io avevo annunciato in una riunione che avrei fatto la proposta di chiusura qui in comitato. E Maurizio mi ha detto: scrivici qualcosa. Io ho scritto quell'articolo, chiamiamolo. Però non era una provocazione, era una proposta di un militante che ha fatto una proposta, come altri militanti ne possono fare altre, sperando che venisse presa in considerazione, raccolta. Altri hanno detto che questa mia proposta è in realtà un segno di resa, di mancanza di speranza, di un segno di sfiducia. Cioè, dopo 50 anni di militanza radicale, il fatto di avere un po' di sfiducia mi pare un po' strano. Avrei dovuto averla 30 anni fa, 40 anni fa. Oggi la parola sfiducia non mi appartiene più, non la sento. Non... Quindi è stata una semplice proposta e appunto, visto che è stata data una serie di interpretazioni, benissimo, ne parleremo in comitato. Il caso, il puro caso, ha fatto sì che il giorno dopo della mia proposta Emma facesse la sua drammatica dichiarazione, no? Della sua malattia. Ma la terminava questa dichiarazione, questa, con alcune parole di una grandissima forza, quando diceva: io non sono la mia malattia, non mi dimetto dalla mia passione politica e anzi chiedo a quelli che mi vogliono bene di iscriversi al Partito Radicale. Era la risposta che io attendevo e me l'ha data Emma, no? Cioè, io proponevo chiudere e lei dice: no, bisogna iscriversi. E faceva. Allora io mi sono ricordato di aver fatto gli esempi di momenti in cui i radicali hanno, attraverso la richiesta di chiusura, in realtà ha aperto un grande dibattito nel paese. Ora, io non ho la forza di Emma politica e quindi non potevo sperare che la mia lettera o il mio articolo potesse suscitare interesse nel paese e aprire al paese il dibattito. Quello che io chiamo l'appello di Emma può farlo. Cioè Emma può aprire con la sua dichiarazione l'appello alla iscrizione alla Cosa Radicale, alla Galassia, eccetera eccetera. Ora stasera 15, come hai detto, oggi 15 gennaio ha parlato Marco, 16 ha parlato Marco, e Marco ha legato la mia proposta, come ha fatto anche Rita, con l'appello alle iscrizioni di Emma, l'ha legata con la situazione del contesto in cui abbiamo la realtà che Marco ha notato, che il Presidente della Repubblica Napolitano non si è dimesso, ma ha fatto un atto di rinuncia per la, diciamo così, la consapevolezza, la constatazione che il Parlamento italiano non ha dato seguito al suo appello, al suo messaggio alle Camere sulla giustizia. Atto di rinuncia, cioè di riconoscimento. Allora noi abbiamo qui un contesto in cui io ho acceso una miccetta, una piccola miccia, Emma ha dato un senso politico e Marco ha inquadrato questo nel contesto di una situazione di disperazione della democrazia italiana, perché il Parlamento, che ha applaudito a Napolitano quando ha fatto l'atto di rinuncia, in realtà lo irrideva, perché quando Napolitano ha fatto una richiesta attraverso il suo messaggio, lo stesso Parlamento non gli ha dato ascolto. Abbiamo quindi un arco e io mi auguro che il Comitato nei prossimi due giorni raccolga questo arco di dati, la mia modesta proposta, come direbbe lo scrittore irlandese, la modesta proposta, eccetera, e l'appello di Emma e il contesto drammatico
di un paese che sempre più va avanti verso la non democrazia e la crisi della democrazia. Mi auguro che il Comitato nei prossimi 2 giorni raccolga questo dato, questo elemento, questo binario, no? E possa decidere una mozione e comunque un documento e comunque un'iniziativa capace di rispondere a questa escalation di consapevolezza partita per caso dalla mia lettera, dal mio articolo, messa a fuoco da Emma e quindi da Marco attraverso questo suo intervento di stasera. Va bene, grazie Angelo e grazie della disponibilità e vedremo come andrà questo comitato. Grazie.